Incontro romano per il sindaco di Rimini sul tema della nuova questura. Andrea Gnassi ha partecipato al Viminale ad una riunione alla presenza del ministro degli interni Angelino Alfano, capo della polizia Franco Gabrielli e i parlamentari Tiziano Arlotti e Sergio Pizzolante. Obiettivo: la ricerca di soluzioni capaci di dare una risposta definitiva al problema delle sedi della polizia a Rimini. È stato un confronto franco, schietto, spiega il sindaco Gnassi, in cui gli onorevoli Arlotti, Pizzolante ed io abbiamo sottolineato la specificità di un territorio come il nostro, un borgo di 330.000 abitanti che accumula 15 milioni di presenze turistiche all'anno e 20 milioni di city users, ma venendo sempre rubricato come area di media grandezza in ordine alla statistica demografica e dunque sottovalutato nelle esigenze che determina questa sua particolare natura. Abbiamo sottolineato al ministro Alfano e al prefetto Gabrielli, sottoponendo un dossier aggiornato, lo scandalo della sede della nuova questura di via Roma a Rimini, ha rilanciato il primo cittadino malatestiano, una vicenda che si insegue dal 95, figlia del rapporto fallito tra Ministero degli Interni e privato, e che lascia Rimini una ferita urbana che veicola degrado e pena. Abbiamo chiesto una soluzione definitiva a questo problema, in cui la città di Rimini, la sua comunità e le stesse forze dell'ordine sono parte lesa. Ogni giorno la Polizia di Stato, il Questore e le forze dell'ordine di stanza sul nostro territorio portano avanti un lavoro complesso, con mezzi organici tarati per numeri che non sono quelli reali. Ordine pubblico, contrasto alla macro e micro criminalità, lotta all'illegalità, legalità, sicurezza per le migliaia di eventi che si svolgono annualmente. Un lavoro enorme, dispendioso e faticoso che merita ben altra considerazione e che soprattutto ha bisogno di certezze, a partire proprio dalle sedi. La richiesta avanzata al ministro è quella di provvedere al più presto a dare soluzione ai problemi, tenendo conto che ogni ipotesi o progetto o programma non può prescindere dal risolvere una volta per tutte la vergogna di via Roma. La disponibilità del ministro Alfano e del prefetto Gabrielli è stata massima. Ai primi di settembre, dice Gnassi, è convocato un appuntamento tecnico per verificare tutte le diverse sezioni e il percorso operativo per una proposta complessiva e definitiva che possa consentire alla città di risolvere un problema annoso e alle forze di polizia, alle centinaia di agenti, di avere luoghi di lavoro efficienti, moderni e dignitosi.